Senza fiducia questa società, la nostra società, non può reggersi. Le due banche hanno tradito la nostra fiducia e noi non stiamo ricevendo supporto, purtroppo, dallo Stato italiano. Portiamo di fronte alla Corte Europea per i diritti dell'uomo la vergogna delle banche italiane, ma soprattutto la vergogna della politica italiana. Perché non dimentichiamoci mai che questo tema è tutto politico ed è tutta politica. Non esiste oggi purtroppo una differenza tra banca privata e pubblica. Noi sosteniamo le banche pubbliche, ma banche controllate dallo Stato con principi di trasparenza e di giustizia. Questi signori prima hanno privatizzato le banche e poi hanno lasciato dentro i loro uomini che hanno utilizzato i vostri soldi per prestare di nuovo i vostri soldi ai partiti e ai loro amici imprenditori, a cui non hanno mai chiesto indietro i prestiti che davano. A maggio del 2016 a Strasburgo, quindi nella sede del Parlamento Europeo, abbiamo fatto una conferenza stampa davanti alla stampa europea, spiegando alla stampa europea la truffa che era stata messa in atto nel nostro territorio. È vero che chi doveva controllare molto spesso era in Europa e quindi era giusto andare a denunciare lì quello che qui era successo. Oltre alla giustizia italiana, era il caso di andare a scomodare anche la giustizia europea. E pensai all'epoca alla Corte Europea dei diritti dell'uomo e cominciai quindi a pensare se c'era la possibilità di comparire dinanzi a questa Corte a tutela dei risparmiatori del mio territorio che avevano perso tutto. Abbiamo chiesto il risarcimento del 100% del valore delle azioni e delle obbligazioni subordinate con cui vi hanno fregato, e quel valore deve essere risarcito. Quindi alzo la mano io per prima stasera per dire che l'elemosina noi non la vogliamo. Non la vogliamo. L'unione fa la forza e noi ci siamo. Utilizzateci come scudo ogni volta che volete. Grazie.